ritroviamo Gesù che parla con autorità. E quando uno parla con autorità, quando racconta qualcosa di certo, qualcosa di vero, quando non ripete qualcosa che ha imparato a memoria, ma quando afferma qualcosa in cui crede davvero. Per noi è molto difficile incontrare qualcuno che ci parla in questo modo di verità. Perché? Perché in noi si ribella ciò che di male c'è in noi. E questa ribellione, questa fatica che facciamo, ci porta a rifiutare l'altro, a non accettare la correzione, a dire no, l'altro sbaglia. Ecco, quando noi vogliamo bene, quando noi impariamo a voler bene come Cristo vuole bene alle persone che incontra, ecco il sacrificio che dobbiamo fare, accettare di affermare. Accettare che per affermare il bene dell'altro dobbiamo essere disposti anche a perdere l'affetto dell'altro. È una cosa non semplice, è una cosa complicata, ma è un'esperienza che facciamo ogni giorno. Un papà e una mamma, quando guardano il proprio figlio, desiderano il bene del proprio figlio, è come se guardassero un metro avanti al proprio figlio. Non vogliono il bene. Non vogliono comprare il bene del figlio, non vogliono l'affetto del figlio, ma vogliono affermare quello che è bene per lui, il compimento del suo destino, il compimento della sua vocazione. Perché dicevo che non è una cosa facile? Perché quando non c'è più la piena comunione tra papà e mamma, subito il bambino capisce che può introdurre un certo senso di ricatto verso i genitori. Io genitore, non essendo più in piena comunione con mia moglie, ho paura di perdere l'affetto che mio figlio ha per me. E quindi mi diventa quasi naturale dire sì, va bene, sì, va bene. E non ho più nello sguardo il bene di mio figlio, il bene per lui. Non ho più la forza di dire no, anche se piangi, questo non te lo concedo. No, anche se tu mi odi. Io affermo il tuo bene. Questo vale nei confronti dei nostri figli, vale nei confronti degli amici, vale nei confronti di tutti. Per quello Cristo ci insegna come davvero dobbiamo amare gli altri, imparare ad avere il suo sguardo, affermare la verità, perché affermiamo che noi vogliamo il tuo bene, non vogliamo il tuo affetto.